Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina. Quest'oggi andremo a preparare un piatto veramente succulento, le linguine ai frutti di mare. Allora, facciamo così, andiamo subito a cominciare. Come primo step fondamentale siamo andati ad infarinare una parte del nostro pesce, i nostri gamberi. Poi come secondo passaggio andiamo a mettere dell'olio nella nostra casseruola. In questo caso, dato che gli ingredienti sono molti, facciamo un bello strato di olio. Andiamo a mettere degli spicchi d'aglio, 4 belle teste di spicchi d'aglio, e andiamo a inserire le nostre vongole. Mettiamo il nostro coperchio Magic Cooker e andiamo subito a accendere il nostro fuoco. Andiamo ad abbassare la nostra fiamma, il nostro timer sta suonando, lo spegniamo, alziamo il nostro coperchio, mischiamo un pochino e andiamo subito ad inserire le nostre linguine. Mettiamo un bicchiere d'acqua. Un pochino di sale sulla nostra pasta, andiamo ad inserire tutti gli altri ingredienti. Chiudiamo il nostro coperchio Magic Cooker. Allora, vediamo che sta uscendo un po' del vapore dal nostro coperchio. Abbassiamo la nostra fiamma e andiamo ad inserire le altre parti di ingredienti. Andiamo a mettere l'altro bicchiere d'acqua, un bicchiere di vino, così da coprire i 300 grammi della nostra pasta. E andiamo ad inserire della salsa di pomodoro. Rimettiamo il nostro coperchio, rialziamo la fiamma. Oh, sono passati all'incirca 5 minuti, riabbassiamo la nostra fiamma, andiamo a prendere un po' di prezzemolo, alziamo il nostro coperchio, mettiamo un pochino di prezzemolo, diamo una controllata, diamo una giratina. Cerchiamo di controllare che le nostre linguine in basso non si siano attaccate. Mi raccomando, poi accertatevi sempre che il coperchio sia ben aderente alla vostra casseruola. Rimettiamo il nostro coperchio. Oh, sono terminati i nostri minuti di cottura. Abbassiamo moderatamente la nostra fiamma. Togliamo il nostro coperchio Magic Cooker e guardate che splendore. Ora, in questa fase dobbiamo andare a cercare quelle che sono le nostre linguine, quindi andiamo a togliere una parte di ingredienti e così poi potremo andare ad impiattare. Oh, possiamo andare ad impiattare le nostre linguine. Guardate che bel sughetto ricco. E andiamo a inserire una parte dei nostri pesci.
ed ecco pronto.